Ciao a tutti gamers, bentornati sul mio canale, io sono Axel Preda e voi siete su Preda Channel. Continuiamo con Deus Ex. Bene, allora, siamo rimasti l'altra volta che non abbiamo capito niente. E quando dico niente, intendo proprio niente, negot. E se si possono rompere. Scusate, ma io intanto mi sto sorseggiando il Tachiflu Deck perché qualcosa di influenza mi ha intaccato anche me, quindi sono un po' così. Io scusa. Allora, erano rimasti che abbiamo trovato un tesserino. Che non ho capito sul tesserino palmare. Sul tesserino dove si procura. Da questo forse? No. Aspetta, capito che mi dice di. Andiamo a cercare. Andiamo a appunto. La notte scorsa il collettivo ha pubblicato le dichiarazioni dei redditi. Agente. Agente. Agenti sono qua, eh. Ah, questo no. Ehi, agente Jensen, ho appena finito di leggere il rapporto. Non è stato facile, per caso. Voglio scoprire chi erano quei tizi con le maschere. Li farò vivo non appena avrò scoperto qualcosa. Mi spiace, siamo tutti un po' stressati. Ok. So che gli esplosivi erano progettati per espandersi al massimo. Questo mi farà sapere. Vabbè, va. Posso? Possibile? No, sicurezza 2. Noi siamo 1 probabilmente. Raccogli tutto, la birra. Va, sì, questi qua bevono durante le ore lavorative. Seguiamo di qua. Io devo farmi sistemare, ragazzi. Scusate. Appunto mi lancio. Dobbiamo scoprire chi ha sabotato l'operazione a Dubai. Analista. Bentornato. Oh, aspetta un istante. Quanti istanti? Un segnale in codice è stato inviato all'hotel di Dubai poco prima dell'arrivo dei nostri ospiti. Sto cercando di decifrarlo. Bene. Ok, analista. Proprio qui, nessuna novità nell'ultima ora. Dai, niente. Analista, analista. Analista. Non abbiamo mai avuto l'ok ufficiale degli indonesiani. Mi sento parlare con lui, io, Scusate un attimo qua. Analista, che controlliamo tutto. Analista. Analista. Potrebbero essere dei fantasmi. Analista. Sì, proprio quello. Tecnico informatico. Negli ultimi due giorni il traffico web a Praga è salito del 73%. Cosa intende dire? Che la gente scarica di più? Analista. Ciao. Il brutto dei russi è che non ti danno mai il quadro completo della situazione. No, non era lei. Comunque, vabbè. Niente, vediamo un attimo di capirci qua. Frigorifero, lo abbiamo, non puoi portare. Un sacco di cibi vari e vari qua. Posso controllarlo, afferra. Non posso. Bene, allora, vediamo un attimo di. Questo è il bagno? Salve, sempre invisibili, siamo invisibili, rimaniamo. Ma quindi. Quindi... Torretta. Ah, poligono di tiro. È sotto? Sotto il poligono. Andiamo al poligono di tiro. Sì, qui. Ci l'ha sbloccato. Qua. Usa il tesserino. Perfetto. Ok. È a poligono. Quindi un poligono e poi entra qua dentro. C'è il poligono di tiro, vattene. Cioè, vediamo due spari così un attimo per capire. La vita di questo poliziotto. Sì, hai deciso di allenarti un po', Te. E poi 10 bisogni 10 millilitri. Io volevo, vabbè. Tutti i bersagli. Ah, due volte devo colpirli. Vabbè, lo dica prima. Il costruttore me lo ripeteva di continuo. Ricarica prima di restare a secco e risparmierai tempo. Fumando con il mirino quasi acquisisci i bersagli più in fretta. Provaci, noterai la differenza. No, mi scusi. Ah, qualcosa col stesso. Come ben sai, i colpi alla testa sono il sistema più rapido per eliminare i bersagli. Ma occhi ai caschi possono rallentarti. Quindi, tiri fuori i caschi?
Riponi l'arma, se l'hai premuto. Ok. Sì, immediatamente. Qua il fucile d'assalto. Andiamo a fucile d'assalto. Ok, se il bersaglio indossa una corazza, ogni tuo colpo infligge meno danni. Sì, premuto per accedere. Ok, sì, perfetto. Siamo le basi, siamo le basi. Che cos'è? Scusi. La facciamo fuori. Che cos'è? La faccia della corazza, questo c'è. Scusi, scusi, gentilmente. Ecco. Minchia. Questa volta proviamo i proiettili perforanti. Come si cambiano? Mi sa. Raccogliere munizioni. Tutte munizioni, basta. Ok, sì, esatto, si cambia, uno scambia. Perfetto, abbiamo quelli perforanti. E noi prendiamo. Ne prendiamo infiniti? La madonna. Vediamo più normali poi. Ma sì, dai. Guardate come aumentano. Ah, aumentano massimo 900. Vabbè, non importa. Abbiamo detto perforanti? Che significa? Con tre colpi. Quattro colpi vanno giù. Ok. Ok, 5. 5. Sì. Strumento giusto per il lavoro giusto. Ne va della tua vita. Passiamo ai bersagli tecnici. Sono più difficili da neutralizzare usando le munizioni standard. Torno alla pistola a 10 mm. Ok. No, torno alla pistola a 10. Ah, scusate. No. Torno alla pistola a 10 mm. Devo. Va così, ok. Sparare ai dispositivi di sicurezza non sia l'ideale, perciò prova a disabilitarli. Come? Quelli? Così lì? Ah no, raccogliere MP e... ok. Gli specie di proiettili... Degli specie di proiettili... Ok, sì. Lasci fare! Scusi. Fermi. Dopo aver disabilitato un dispositivo di sicurezza, i proiettili perforanti lo elimineranno più in fretta. Dovresti avere sempre un'arma di scorta, così potrai improvvisare, adattarti e sopravvivere a qualsiasi situazione. Ora. Adesso che ti sei scaldato, prendiamo in esame altri aspetti del tuo armamento. Accogli l'innesto del silenziatore. Ecco il silenziatore, vai. Ma è col silenziatore. Per innestare il silenziatore sul fucile d'assalto premi e accedi l'inventario. Triangolo. No, tieni premuto triangolo. Ok. Canna, canna nessuno. E ci mettiamo essenza d'oro. Eccolo, bello. I silenziatori riducono il rumore, certo, a scapito però del potere d'arresto. Vabbè. Meno danni per colpo, insomma. Tutti i bersagli ricordano munizioni standard sono efficaci soprattutto nei bersagli corazzati. Bella, madonna, due colpi in testa non è morto? 3? 4? 5? 6? 7? 8? No. Ma che cacchio. Stavano dicendo, vediamo un attimo, cambia tipo di munizioni. Prima stai qua, va. Mi sembrano più meglio. La stessa cosa. Non ci permettono. Cambia. Rapido. Vedi quanti colpi in più devi usare per via del silenziatore. Quindi. Prima il silenziatore della fucile d'assalto 3.4 per accedere al menu gestione armi. Ok, silenziatore tolto, perfetto. Pesci tutti i bersagli. Ok. Immediatamente alle 2. Seguiti immediatamente. Riponi l'arma. Ok, sì. Riponi l'arma così. No, si torna alla normalità. Ma se vuoi essere discreto ad abusa il silenziatore, solo ricorda che i danni sono ridotti. Va bene. Puoi usare molti altri tipi di innesti per potenziare le armi. Occhi aperti e cerca di trovarli. Ah, in giro li trovo, ok. Raccogli materiali per la creazione. Questi materiali potranno servirti per potenziare le tue armi.
tutto quello della pistola. Ok, realizza potenziamenti. Andiamo a vedere questi potenziamenti. Non possiamo, mi scusi, creare. Creare. Niente, non ci permette di fare niente. Per fare tutto l'equipaggio attorno alla pistola. Vai con la pistolina. Ok. Tieni premuto e poi immediatamente. Ora prendi procedere all'inventario. Cosa hai fatto? Ti premuto, ok. Selezione l'opzione automatica. Automatica. Per iniziare, sì. Ah, la raffica. Seleziona semi automatica. Seleziona semi automatica e sblocca il materiale per creazione. Ah, facciamo munizione della pistola. Munizioni. A posto, insomma. La capacità. Ah no, qua capacità, vai. Perfetto. Di carica va finendo. Ok. E ricorda, ricarica prima di restare a secco e spara raffica. Spara raffica, oh la madonna, mi scusa. Questa è potente, ragazzi, questa è abbastanza prepotente. Ok, poi di lama tendo. No, questa. No, neanche questa. Ok, questa. Immagino sapessi già queste cose, Ada, ma ora ti sei rinfrescato la memoria. Torna okay. Quando vuoi. Grazie. L'utilizia è finita? Posso andare? Poligono di tiro fatto. Prossimo bersaglio. Resta. Un sacco di roba ci ho dato. Ok. Il mezzo voce biocelle. Vediamo cos'è sta cosa. La posizione di energia è sentendo una biocella. Per usare la biocella accedi all'inventario rapido tenendo premuto triangolo e premendo poi left trigger. Ok, sì, perfetto. Sì. Le biocelle possono anche servire ad alimentare determinati dispositivi elettrici. Le biocelle sono monouso e una volta una volta scompaiono. Va bene. Dunque, ho fatto quello che voleva, adesso, dottoressa. Dica. Un secondo, Adam, compilare richieste di rifornimento per McCready è una palla mortale, ma non voglio dargli un'altra ragione per dire di no. Dire di no a cosa? Mi prendi in giro. Al momento tu sei l'unico agente potenziato in servizio. Spero di diventare il secondo e sono settimane che glielo chiedo, ma finora niente da fare. Ah, e che ragioni avrebbe? Dice che i miei livelli di stress sono troppo alti, che dovrei iscrivermi a un corso di meditazione e portarci anche Chang, così si calmerebbe e la smetterebbe di cambiare i codici. Peccato, perché volevo scoprire chi sono gli stronzi di Dubai. Indagine su Dubai. Pazzesco che Miller abbia dato a McCready il caso delle maschere d'oro. No, scusa, Adam, c'eri anche tu. Immagino che la fregatura tirata da quei bastardi a Dubai abbia fatto incazzare anche te. Non so come sarebbe andata se non ci fossi stato tu. L'agente Singh poteva morire. Hai detto che i livelli di stress incidono sul tuo rientro in servizio attivo. Per quale motivo? Ho una rara resistenza alla neuropozina. Ho bisogno di dosi più elevate, specialmente sotto stress. Dicono che costerei troppo. Se fosse solo discriminazione sarebbe più facile da gestire, invece è un insieme di cose. Direi un brutto insieme di cose a Praga, ed è sempre peggio. Lo so, ma solo l'Interpol ha voluto darmi una possibilità, e sono stata assegnata qui. Non mi lamento, non sono qui per fare la schizzinosa. Bene. Ho fatto mesi di riabilitazione per abituarmi al nuovo braccio, per tornare a sparare, imparare ad allacciarmi gli stivali, ma ce l'ho fatta e sto meglio di prima. Voglio dare una mano, il mio posto è là fuori, dove posso fare la differenza, lo sai. E se ci sei riuscito tu, posso farlo anch'io. Non mollare, Aria. Semper fi. Ura.
Sì, ma noi siamo Beh, lievemente ti lascio tornare al lavoro. Più potenziati. Va bene, alla prossima. Siamo lievemente più potenziati noi, non è per discriminazione, ma è la realtà dei fatti. Io qua devo entrare, Devo entrare qua dentro, perché si esce da qua? Ah no, ok, sì, si esce. Posso, ho ricevuto. Ma perché si vede tutto doppio, ragazzi? Guardate. Ah, è vero, perché sono tutto rotto. Ci può essere utile questo? Nostra visione malefica. Cioè, vediamo se possiamo rientrare là dentro. Se no andiamo a fare l'altra parte della missione, perché se non ci lascia passare, mi scusi. Non è il tesserino. Cioè, andiamo a vedere l'altra missione. Innanzitutto. Vabbè, questo non posso fare niente. Andiamo sulle. Super oggetti. Sugli obiettivi. Giù ufficio della ATF. Eh no, ho sbagliato, sono andato direttamente là, ma io volevo andare prima a rimettermi in forma. Che cos'è? Madonna. Devo tornare operativo. Scusi. Devo tornare operativo io, lasciatemi andare un attimino via, che vado, mi ricostruisco e poi torno, Adam, come va? Problemi con la cimice? Abbi pazienza. Sto cercando il modo migliore per accedere alla scheda madre, senza farmi beccare. Scusa, messaggio recepito. Bisogna di essere riparato. Così queste connessioni, c'è poco da fare. Andiamocene a farci riparare, quindi devo riprendere la metro, insomma, rifare tutto il percorso a ritroso. Intanto fatemi sapere nei commenti se vi sta piacendo, se volete che anche magari continuo la serie fino in fondo, anche se lo farò a prescindere, perché mi piace, è un bel... Scusi? Fermati, Lattina, vediamo il tuo permesso e vedi di muoverti. Sono sicuro sia tutto in ordine. Che succede, eh? Ti sto facendo fare tardi per qualcosa di... Questo è un BH847. Ah, si chiama così? Suona bene. Vuoi crearmi problemi? Attento a come mi guardi, Puoi passare, vai a fare quello che devi fare. Grazie, dottoressa, grazie. Io ho tutto in regola. Gentilissima. Non naturally, devo andare negli altri. Non è questi qua, bravi. Andare qua io. Ci sono già abbastanza problemi. Stavo dicendo, dobbiamo andare... Mi sembra... Sì, siamo qua, dobbiamo tornare alla stazione di Pilgrim. Eccoci in una zona nuova, finalmente. Andiamo a... Seguire il nostro obiettivo per rimetterci in forma. Vado di qua io. Salve, sì, permesso. È diviso in due. Non fare niente di sospetto. Ok, M3 di qua. Non sarà tollerata. Ah no. Il negozio è chiuso, ferro vecchio. Sparisci. Senti, io devo passare. Circolare. Ma no, non ci siamo capiti. Non puoi stare qui, Lattina. Mi rompe il cazzo per la porta, vattene fuori dal cazzo. Qui l'acustica è strana. Ah, ma cosa fate? Oh. Ma da scherzare. Siamo sicuri? Ma non lo so, ma questi mi attaccano. Scusi. Cosa ho fatto di male io? Non ho armi. Forse sì, forse no, non lo so. No, non le ho. Ma sì che le ho. E allora.
Vai così di prepotenza. Via, via, via. Ah! Non mi hanno massacrato di più, ma mi hanno proprio inchiappettato. Allora, se noi andiamo direttamente ci inchiappettano a dovere. Quindi io che vado di qua. Guarda la tessera di autenticazione del... Ciao zio. Documenti, documenti. E voglio quelli aggiornati, altrimenti qui non passi. So come funziona. Ne dubito. Troppe contraffazioni. Ora tutti i potenziati devono avere anche una tessera di autenticazione del permesso. Tu ce l'hai? Che cos'è? Disprezza, bluffa, collabora. Lasciato nella mia nell'altra giacca. I miei documenti non sono mai stati un problema e non lo diventeranno adesso. Ne parlerò con i miei capi, ci penseranno loro. Disprezza. I miei documenti non sono mai stati un problema e non lo diventeranno adesso. Ne sei sicuro? Sì. Sono un poliziotto. Vedi l'uniforme e l'arma. Ora che ci penso, sei conciato strano. Tagli al budget. Non insultarmi. Sono tempi duri per gli addetti al controllo documenti. Ma resta il fatto che se vuoi passare di qua senza il nuovo permesso, la legge mi impone di ucciderti. Ah, davvero? Ci provi? Ehi, so cosa stai pensando. Ne inventano sempre di nuove contro quelli come te. Però forse potrei venirti incontro. Potremmo raggiungere una specie di accordo. Che tipo di accordo? Per tua fortuna, conosco un tizio specialista in permissificazione. La gente ha detto ai documenti. Offre permessi, tessere di autenticazione, pace mentale. Con il suo aiuto potrai spostarti dove e quando ti pare. Niente più complicazioni. Che ne dici? Tratta, affronta, ti sai, sotto io tutti ho paure. Leggi il gioco, il tuo amico agente tratta, se volessi passare subito di qua senza aspettare i tuoi documenti speciali, esisterebbe un modo? Tratta, e tratta, se volessi passare subito di qua senza aspettare i tuoi documenti speciali, esisterebbe un modo? Corrompere. Certo, ed è ancora più comodo. Consiste nel pagare il sottoscritto in modo che io ti lasci passare. Ah. Dovrei corromperti? Non esageriamo. Io la chiamo multa standard. Io la chiamo corruzione. Sai cosa? Ti farò lo sconto riservato ai bravi cittadini. Solo per stavolta. Il gentile, quant'è? Corrompi? 700? Mi sa che non le abbiamo, eh? Eh no, non le abbiamo 700. Mi scusi, ma siamo poveri. Affronta, reggi il gioco. Il tuo amico agente. È lui che comanda. Tu fermi i potenziati per strada e offri questa opportunità di fare affare con lui. Scoprilo tu stesso. Ha documenti per superare i checkpoint e liberarsi della polizia. Vabbè, io vado così. Entrare in zone di Praga che neppure conosci. Io vado. Lì che ti manda Draco. Vedrai. Mi butto. Ti ho dato l'indirizzo, vero? No. Rifiuta, accetta. Ok, dammi l'indirizzo. Va bene, dammi l'indirizzo. Voglio vederci chiaro in questa storia. Shekashka. C'è un cortile dietro il condominio. Facilissimo da trovare. Il mio amico è là. Ti fornirà il nuovo permesso aggiornato. Tu pagalo e non fargli nessuna domanda. Non è per cattiveria, ma a me mi sembra proprio corruzione a go go. Ma devo dicendo, se io divento tipo invisibile così. Pian piano. Oh, no, non ha funzionato. Non ha funzionato per niente. Ho visto la mitragliatrice. No, non ha munizioni. Mi scusi. Pistola. 7 munizioni. Non pensi di fare. Ma di qua. Scusi. Se ne vada. Che cos'è questa, la missione suicida? Mi colpito. Provo. Oh, ecco, siamo pregati. Questi 10 munizioni, 0-0. E vada di fucile a cecchino, forse di poco. Ehi, se ne vada.
Bello, bello, bello. Niente, sarà soltanto... beh, scusi. 5 colpi. Attenzione, ne mancano 2 in teoria. Occhio. Occhio. Via giù. Mancano 3, si stanno moltiplicando. Ok, dovrebbe essere tutto a posto. Posso? È permesso? Sì. Andiamo sulle mitragliatrici, che dovranno questo. Munizioni, munizioni, bisogno di munizioni, prendi tutto, prendi, prendi, prendi. Ma perché? Ma mi sa che sono in zona. Cile tattico. Chip. Lo vedo, lo vedo, lo vedo, lo vedo, lo vedo. Quello chi è, scusi? Ah no, le mie posizioni di prima, quella lì. Non so perché me la tiene segnata. Ma che dici, ci lanciamo? Ma ecco, siamo pregati. Ci riempi niente. Siamo pregati. Non dire che sono insieme. Ok, non c'è la pompa. Ok, c'è pompa tattico, sì. Direi di buttarci. Come sono sposando male. Morto malissimo. Mappami, c'è uno qua. Sento morto male. Questo posto è un casino. Dov'è? Si può? Sì, mi sa che erano in generale da ammazzare. Via 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 via. Le abbiamo, le abbiamo. Non lo so, non lo so. Sono solo che sono da ammazzare in teoria. Un'altra vita si ricarica piacevolmente. No, vuoi lanciare la granata? Non ho granata, mi scusi. Come così facciamo, va. Lentamente, con calma e molta circospezione. Tatte cit. È possibile, è possibile. Ma che diavolo? Di detto. Ultimo colpo, attenzione. E lo prende. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Strano ma vero. Strano ma vero. Raccogli, raccogli, perché qua abbiamo. Prendi tutto. Prendi anche il fucile. Prendi tutto, prendi tutto. Dobbiamo da ravanare anche di là. Dobbiamo da ravanare anche di là. Qui comunque io non ho munizioni, sì, ho 3 munizioni. Cosa scatola, non ci passo. Vada gamers, direi che prima di continuare vorrei lasciarvi qua per questo appuntamento, visto che il gameplay è durato anche fin troppo. Vi invito a lasciare un bellissimo mi piace al video se ovviamente il video vi è piaciuto, un bellissimo mi piace anche alla pagina Facebook che vi lascio in descrizione. E un saluto a tutti i gamers.